solo qualche mese fa, prima che tutta l'emergenza venisse fuori con questa importanza, in Toscana solo il 20% delle imprese avevano la cosiddetta maturità digitale, cioè avevano la consapevolezza della potenzialità degli strumenti digitali. In pochi mesi è cambiato completamente il quadro. Come Camera di Commercio, per accelerare ancora di più questo fenomeno, per sensibilizzare le imprese a questo grande fattore di competitività aziendale che è il digitale, abbiamo avviato un servizio di assistenza, di consulenza gratuita, di un'ampia gamma di servizi di assistenza che il servizio PID.impresa digitale della Camera di Commercio fornisce, ma anche tanta attività formativa. Proprio in questi giorni stiamo partendo con una serie di seminari, continueremo nelle prossime settimane con ulteriori seminari, anch'essi gratuiti, aperti a tutte le imprese che vogliono mettersi in linea con i dettami del 4.0. Il nostro consiglio è utilizzare purtroppo questo momento particolare di grande emergenza per allinearsi al digitale, al 4.0, perché questo sarà un fattore di grande competitività non appena ci sarà la ripartenza. Come gestire il passaggio generazionale in azienda? Il tema sarà affrontato in un seminario online giovedì 26 novembre alle 14, organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con la Fondazione Forense e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze. Un appuntamento per approfondire le problematiche della successione aziendale e dell'Istituto del Patto di Famiglia. Il progetto Export Hub di Promo Firenze, martedì 10 novembre, fa tappa negli Stati Uniti. Dalle 16 alle 17.30, seminario gratuito di avvicinamento al mercato americano del food and wine, i canali di distribuzione, la normativa, le raccomandazioni degli esperti. La Camera di Commercio di Firenze e la sezione regionale toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno avviato il progetto Bonifiche, una serie di appuntamenti formativi che partono il prossimo 12 novembre con un webinar gratuito di 4 ore di Firenze e la possibilità in via sperimentale di una consulenza gratuita personalizzata dello staff del punto impresa digitale.